momento più scomodo dal punto di vista logistico di questi mesi è stato stare per 1 ora e 30 su quel trespolino, quel parallelepipedo di un incredibile studio televisivo dove solitamente dei ragazzi di talento vanno a cantare delle bellissime canzoni. E lì ho sentito improvvisamente la difficoltà di riuscire a raccontare esattamente questo significato. E mentre stavo lì ripensavo a quell'episodio di Napoli Milionaria e alla fortuna che hanno i geni non solo del teatro, ma della cultura, del racconto e anche della politica, nel poter conquistare per sé il tempo necessario a raccontare la tua idea. Lo schema di quella serata non era dei più felici dal mio punto di vista. Quali sono le radici e le cause della crisi del capitalismo mondiale? 30 secondi. È difficile. Bisogna essere proprio molto bravi. La sintesi non sempre premia la comprensione delle cose. Quel genio di Woody Allen se l'è cavato una volta dicendo: ho fatto un corso di lettura veloce e ho letto Guerra e Pace in 20 minuti. Parla della Russia. Ed è così. Non lo puoi. No, che oggettivamente è vero, parla della Russia. Però, in una dinamica e in uno svolgimento del tema un po' più articolato. Era scomodo lì, era scomodo. E comunque, niente, me ne sono fatto una ragione, salvo che il giorno dopo ho letto degli articoli molto interessanti, anche per me, dove mi veniva spiegato, anzi rimproverato, che avevo indossato una orribile cravatta. Vada che non buchi il video, ma anche la cravatta. E lì invece ho avuto una reazione dentro di me, non ho fatto alcuna polemica, ci mancherebbe su questioni così serie poi, ma a noi, ma che ce ne frega della cravatta? Dice... Non è andato, dice, non è andato benissimo perché ha fatto poche battute. 9 milioni di 18 milioni di poveri. Battute? Cioè noi dobbiamo scegliere il battutista migliore? O noi non dobbiamo decidere chi guiderà la sinistra italiana nei prossimi anni?